Moania, lo spirito di Lemuria di Stefania Croce. Naharie. In questo luogo sacro in cui il silenzio ti porta ad ascoltare la voce dell'essenza dello spirito tuo, di Gaia e dell'universo intero, si aprono le porte della dimensione di Lemuria e di Moania. Siamo pronti per il contatto. Sei già qui. Connettiti al centro del tuo cuore e respira. Connettiti all'energia della madre perché tu, che sei il figlio, possa accedere al Padre Celeste e dunque alla tua stessa essenza divina. Non a caso abbiamo desiderato farti conoscere il grande albero sacro, perché attraverso esso hai un'immagine fisica a cui fare riferimento per la mente, che non ha modo altrimenti di sedare il suo incessante lavorio. Dunque ora accedi attraverso questo luogo e questa immagine al tuo centro e stai lì. Talia è con te al tuo fianco. Il principio femminile e maschile si integrano nella fisicità. Questo è il luogo in cui le due polarità si fondono e trovano la possibilità di coesistere nell'armonia. Fusione tra Venere e Marte, tra giorno e notte, tra luce e buio. Questa è l'energia alla base della nuova era dell'età dell'oro. Da qui si parte e tu, viaggiatore del tempo, solo dopo aver esperito in mani fatiche e camminato a lungo, potrai venire in questo luogo e aprirti ad esso, non prima. In Moania, il rappresentante che presiede a questa energia è Naharie. Desidero darti il benvenuto e attivare l'energia dello zero in te. Sono preposta all'armonia tra cuore, mente e spirito. La mia non è polarità femminile o maschile, sono entrambi. Trascorri una buona giornata ovunque tu sia. Buon viaggio. Il viaggio attraverso lo zero è la riconciliazione tra maschile e femminile. Questa è una via umida, necessita dell'acqua. Senza questo elemento tutto diviene sterile, o meglio, non fluisce, non avanza. Il primo luogo che hai visitato è la fonte sacra. Essa concentra in sé tutte le fonti sacre e le vie umide che sono sparse in Gaia. Ogni fonte è di per sé un portale che ti mette in connessione con le altre dimensioni. Ciò è vero, ma per quanto riguarda il nostro viaggio insieme, ora non è pertinente. Piuttosto preferisco che tu sia consapevole del fatto che essa aiuta a sostenerti in quel lavoro di ricerca interiore, volto a sciogliere tutte le illusioni di cui ti sei nutrito. Ecco, potrei dunque suggerirti di entrare in ogni fonte sacra o luogo sacro umido, con la consapevolezza che stai portando la frequenza verso lo zero. Se lo farai consapevolmente, accelererai il processo di espressione dell'essere divino che sei già. Qui, in questa dimensione, il mio nome è Naharie. Sulla Terra sono stato chiamato in molti modi. Certo è che ho un ruolo fondamentale oggi nel cambio di era dal Kali Yuga all'era dell'oro. Sono l'energia che ti aiuterà a ultimare, completare il ciclo di integrazione. Hai conosciuto la mia azione ogni volta che ti sei arreso al flusso della vita e non opposto ad esso. La mia puoi chiamarla voce della coscienza divina. Attraverso la sinergia degli altri maestri che ti accompagnano, sviluppi sempre più consapevolmente la tua capacità sensibile. E così puoi udire la mia voce, essere un eco della tua. Ti amo profondamente. Amo la tua umanità e ti accompagno con tenerezza nelle diverse fasi dell'esistenza.
ascolta. Ascolta il tuo corpo che lascia andare tutte le pesantezze per mandarle alla terra. Tu sei un'anima che ricerca armonia in tutti i suoi aspetti, dunque lascia scorrere. Chiedo alle energie maschili e femminili di cui sei costituito di riferirsi a me, come fossi un diapason che vibra su una frequenza di unione e integrazione, a cui agganciarti e operare quel salto quantico di guarigione a cui aspiri da tante, tante vite. L'amore. L'amore incondizionato da cui hai tratto origine. In questo luogo sacro puoi connetterti ad esso. È un punto fondamentale per la tua rinascita, quella che sta avvenendo a te che stai leggendo, perché altrimenti non saresti qui con questo libro in mano. Lascia emergere dal profondo della tua essenza l'amore che Dio ti ha trasmesso e continua a farlo ogni istante, a ogni tuo respiro. La vita. La vita stessa è la risultante di questo processo di fondo. Non avresti ottenuto un corpo. Ti saresti arreso molto prima e fluttueresti in altri campi vibrazionali e piani della realtà. Comunque non saresti materia. Dunque desidero ti sia chiaro che avere un corpo in questa dimensione può avvenire solo attraverso un atto d'amore. E per atto d'amore intendo soprattutto la volontà divina, che ha desiderato che ciò avvenisse, attraverso la congiunzione di uomo e donna, con l'atto d'amore fisico. Chiamami quando ti senti solo, amareggiato, senza sostegno. Io posso aiutarti a trovare in te la scintilla d'amore divino, che giace sotto cumuli di detriti scuri e pesanti. Ti aiuterò a far piazza pulita di questa illusione di separazione in cui versi da tante tante vite. Perché lo sai, vero, che la tua percezione di isolamento e solitudine è solo frutto della mente e dei condizionamenti. Lo sai, vero? Se hai un dubbio in proposito, voglio assolutamente passarti questo messaggio. Non sei solo, sei in comunicazione con l'universo intero. Tu sei solo inconsapevole di questo, ma non significa che ciò non sia vero. Ecco dunque che è giunto il momento di aprire il terzo occhio e vedere oltre la superficie. La superficie è la sofferenza e al suo interno invece c'è la tua parte divina, che attende serena di unirsi a te in tutte le sue componenti. Ti saluto con amore incondizionato, stringendoti a me in un liquido abbraccio. Senti l'estremo sentimento di unione tra te e il tutto. Sei una persona meravigliosa e uno spirito libero di amare. Sii te stesso e non volgere indietro lo sguardo, rischiando di riportare in vita illusioni e dolori che rallenterebbero il passo. Ogni esperienza è accolta con sensibilità e compassione. Ti sostengo in ogni respiro e ovunque tu sia. Prima di concludere, desidero parlarti delle acque e del loro culto, che nel corso delle ere è stato portato avanti con differenti modalità, anche se la finalità era unica, cioè di interiorizzare il principio, l'essenza dell'acqua stessa. Da sempre posso affermare che questo elemento sia stato venerato al pari di una divinità. Non solo esistevano donne che si dedicavano ai riti propiziatori, ma anche uomini, perché in quei tempi antichi si riconosceva l'importanza dell'energia maschile. Attraverso l'unione delle due diverse polarità, si raggiungeva la concreta possibilità di connettersi con lo spirito dell'acqua e di avere attraverso esso l'indicazione, la rivelazione. I riti non venivano eseguiti tanto per avere risposte o vaticini. Ciò avvenne in seguito, molto tempo dopo. Il rito serviva soprattutto come via iniziatica per aiutare la propria essenza spirituale a rivelarsi a se stessa,
L'uomo e la donna sacerdoti o sciamani, al culmine della luna piena nel tempio consacrato all'acqua, che poteva essere un pozzo sacro o una sorgiva, danzavano e cantavano sino a spossare il proprio corpo per raggiungere uno stato di quiete, di zero del corpo, anche attraverso l'amplesso sessuale. Potevano così connettersi allo spirito delle acque e procedere con il contatto. La conoscenza che ne derivava era parzialmente condivisa con la tribù. Non tutto poteva essere divulgato. Alcuni argomenti non venivano divulgati dallo sciamano e la sciamana, sino a quando sentivano e appuravano che le persone fossero mature per comprenderne il significato profondo. Per lungo tempo i templi di culto sono stati apparentemente dimenticati. Poche persone hanno custodito i segreti e le vie di accesso. L'umanità ha scelto di percorrere un lungo viaggio che l'ha portata a fare altre esperienze. Adesso è tempo di riprendere il cammino delle acque e di ascoltare la propria acqua interiore. In essa sono custoditi molti tesori, prima di tutto la memoria ancestrale, l'impronta che la tua famiglia d'origine ha lasciato come vibrazione, il campo di infinite possibilità chiamate talenti o anche la frequenza dolore con cui ti sei identificato. Questo è tanto, tanto di più. Fai dunque esperienza di cosa vuole comunicarti la tua acqua interiore. Stai in ascolto. Stai in ascolto. Stai in ascolto. Utilizza la via del cuore e poi entra nella via umida. Se vuoi, puoi chiamarmi durante questa esperienza per sostenerti e aiutarti durante questo viaggio di conoscenza di te stesso e di riequilibrio. Perché io ci sono. Io ti vedo. Buon viaggio, fratello e sorella. La via dell'acqua, Naharie. Il viaggio delle acque è un punto fondamentale da cui si parte e al quale si arriva. I punti energetici in cui convergono queste vibrazioni sin dall'antichità sono stati definiti sacri. Ci sono guardiani fisici che hanno avuto in consegna da uomini e donne antiche delle istruzioni e anche esseri di altre dimensioni che ugualmente sono presenti e si fanno sentire. In genere sono luoghi estremamente suggestivi se ci si connette ad essi con il dovuto rispetto, altrimenti possono dare luogo a sensazioni spiacevoli, respingenti. Tra l'altro questi luoghi aiutano a lasciare emergere dal profondo antiche memorie, traumi e talenti. Nulla di ciò che avviene in questi luoghi è casuale. Tutto è prezioso e se preso in considerazione ti aiuta a comprendere chi sei in realtà. Ti sto parlando di posti in cui stai bene, come se stessi a casa. Può essere un luogo in cui è avvenuta un'apparizione, culto delle acque mariane, in siti sacri sparsi nel mondo, legati a differenti culti religiosi, in Italia per esempio al culto nuragico delle tombe dei giganti e dei pozzi sacri. Tutti questi luoghi sono connessi a una tradizione più o meno antica e quindi riconosciuti per la loro vibrazione speciale. Eppure ci sono posti ugualmente forti che la tua anima riconosce come vie d'accesso a ulteriori livelli di coscienza. Questi luoghi non sono meno potenti rispetto ad altri universalmente riconosciuti. Anzi, nel silenzio e nella solitudine di un umilissimo ruscello che scorre festoso verso valle, puoi connetterti ancora più liberamente al sé divino di Madre Terra, rispetto a un luogo sacro affollato. Oppure puoi sederti sopra una roccia ed entrare in connessione con qualche aspetto di te e portarlo alla coscienza. O ancora puoi avvertire il miracolo della creazione, contemplando un albero per come si muove il vento. Ecco, ho proprio necessità di aiutarti a ritornare nella semplicità della quotidianità e dei suoi gesti.
Vedi, se credi, quindi pensi, di poter ottenere un contatto con Madre Terra esclusivamente in alcuni luoghi e specifici momenti dell'anno, oppure mentre mediti e preghi, sappi che sei fuori strada. Questo è un alibi che la mente crea per rendere la connessione con il divino difficile. E se qualche guru sulla Terra ti porta a credere questo, sappi che ciò avviene per puro intento manipolatorio, consapevole o meno che sia. Dio lo vivi momento per momento, durante ogni gesto, parola e azione che compi, anche la più semplice. Noi abbiamo ammirato un uomo e l'ordine che ha creato, una persona che ha ben tradotto nella pratica per la maggior parte delle sue azioni sulla Terra. Colui che sto indicando è Francesco d'Assisi. Egli ben comprese quanto, attraverso la giusta predisposizione, si manifestasse l'amore di Dio per ogni cosa. I luoghi che lui ha abitato non erano sacri. A quei tempi c'era solo campagna e le condizioni di vita erano piuttosto misere, se non per pochi nobili e commercianti. Eppure, se adesso ti rechi nei luoghi in cui hai vissuto, ancora puoi avvertire la presenza di Dio. Perché? Semplice. Si è mantenuta la memoria, la frequenza altissima, e ciò ha attirato altra materia vivente della stessa vibrazione, mantenendo viva la presenza divina. Tutto ha avuto inizio attraverso un singolo essere, Francesco. Dunque, se recarti in certi luoghi può servirti da diapason e da esempio, fai pure. Ciò è buono. Fai attenzione a non divenire dipendente, oppure a emulare l'azione santa dell'uomo, perché andresti a limitare il potenziale creativo della tua scintilla di luce divina. Così ricorda, attingi dall'ispirazione e lascia che sia la tua essenza divina a muovere i tuoi passi. Per questo motivo, ti suggeriamo di trarre ispirazione dai luoghi e siti sacri dislocati sul pianeta, ma non esserne dipendente. Connettiti a essi e poi agisci nel mondo con semplicità. Ciò è giusto anche per i luoghi sacri che ti stiamo mostrando a Moania. Anche questi templi ti suggeriscono l'ispirazione e la connessione a un aspetto energetico del tuo sé divino, che hai dimenticato di avere. Non possono diventare un'ossessione o l'idea che da questa parte del velo si stia meglio. Non è così. Tu hai un'opportunità speciale che noi non possiamo esprimere, ed è quella di far vivere Dio nella tua dimensione attraverso la semplicità. Più accogli la freschezza e l'umiltà nella tua vita, più sei vicino a Dio e lo diventi tu stesso. Ecco dunque che si presenta la possibilità di accogliere dei cambiamenti nelle tue abitudini. Il silenzio, la meditazione, l'ascolto, la leggerezza, l'umiltà, il riso, l'osservazione, la semplicità, trovare la giusta fonte di ispirazione, mantenersi fedeli al proprio sé divino. Queste regole di vita hanno l'obiettivo di mantenerti centrato, e questo è un requisito fondamentale per favorire il processo evolutivo. La connessione che hai con Madre Terra è complessa. Siamo in tutte le dimensioni collegati ad essa. Ciò che viviamo personalmente fa parte di un'onda sistemica che ci coinvolge tutti. Nella vostra dimensione state affrontando il cambiamento epocale che segnerà una linea di frontiera tra il prima e il dopo. Molta energia mentale viene prodotta e le emozioni distruttive alimentano stati energetici bassi, che incrementano ulteriormente questo aspetto. Fa parte del processo centrifuga e può essere considerato fisiologico. È pur vero che l'incremento cosciente di abitudini sane nella quotidianità crea una controparte positiva. È sostanziale che questo aspetto sia alimentato e incrementato sempre più, sia per un effetto personale che sistemico. Quando sei nella natura, chiama a te le protezioni celesti, chiedi aiuto e ispirazione, lascia che il flusso della terra stessa ti avvolga in un'incredibile e potente onda d'amore. E infine, lascia che le creature dei boschi, delle acque,
delle montagne, degli alberi, dei fiori, delle farfalle, dei fiumi ti parlino. Rimani aperto al contatto di ciò che ti circonda. Lascia che la natura comunichi attraverso il proprio linguaggio. Ti assicuriamo che sei circondato da centinaia di messaggi d'amore, eppure fatichi a scorgerli. E questo perché? Perché ti aspetti che arrivino come dici tu, o meglio, come vuole la mente. Cerca di svuotare questa benedetta mente. Liberati da qualsiasi forma di aspettativa. Rifletti, uomo o donna che stai leggendo. Se veramente la parte razionale avesse tutte le risposte, non saresti infelice, il mondo stesso non sarebbe sull'orlo della catastrofe. Quindi rimani libero dalla risposta e dagli stereotipi. In questo caso la natura ha una modalità propria per comunicare con te. Un albero, per esempio, può lasciar cadere una foglia davanti a te, oppure attirare l'attenzione facendoti arrivare una ghianda in testa. Se ti senti appesantito da una situazione, la risposta che arriva dal bosco potrebbe essere quella di mostrarti l'involucro di un bruco che si è trasformato in farfalla. Oppure, se non riesci a vedere le cose da una prospettiva obiettiva, potresti vedere un falco volare alto nel cielo. Dunque staccati da ciò che stai facendo e mantieni un atteggiamento meno coinvolto, altrimenti non riuscirai ad avere una visione d'insieme e non potrai trovare soluzioni. Ecco, se tu riuscissi a fare questo, intanto ti sentiresti parte del miracolo della creazione e in più saresti enormemente supportato dalla vita. Tornando a Francesco, lui aveva colto questo messaggio quando si rivolgeva ai diversi elementi della natura come estroflessioni di Dio. Questo messaggio non deve essere racchiuso in un dogma religioso. Questa è una filosofia di vita universalmente valida. Scusa se ho deviato il discorso da Moania, eppure ho sentito che fosse utile per te avere a disposizione queste parole per riflettere anche su aspetti pratici della tua vita. Ciò di cui ti ho parlato è un sistema sperimentato anche da noi, anzi, ti dirò di più. Basiamo la nostra esistenza proprio su questi valori etici. Molto, molto tempo addietro abbiamo affrontato come voi oggi la trasformazione. Dunque, comprendiamo le tue difficoltà e ti siamo vicini. Nel puro senso della fratellanza e sorellanza, ti abbracciamo, inducendo l'ispirazione a note divine incommensurabilmente meravigliose. Il lento e progressivo risveglio della tua essenza divina procede ed è accompagnata da un'incredibile schiera di sostegni energetici. Adesso, prenditi una pausa dalla lettura e interiorizza i diversi contenuti. Lascia che emergano con calma i vissuti emotivi, i ricordi, i pensieri e tutto ciò che spontaneamente arriva. Poi trova un corso d'acqua e lì immagina di affidare alla corrente tutte quelle parti pesanti che hai identificato. Se vuoi, puoi scrivere una lista e con sacralità e amore darla al fiume affinché la porti al mare. Qui si dissolva e ritorni al ciclo delle acque che cambia stato in perenne mutamento. Buona vita, Talia.